La società Bartoli Fisio Eredi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14.300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizi di presatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio Eredi sostiene lo sport. È stata fondamentale, ho avuto la grande fortuna di avere un padre che era, oltre ad essere un grande padre, è stato un grande campione in un'epoca d'oro del pugilato italiano. Lui arrivò negli anni 60, nel 60 in Italia, dall'Argentina, che era già un pugile professionista con dei risultati importanti perché aveva battuto Andres Selpa che era nelle graduatorie mondiali, e qua ha trovato in Italia, ha trovato la sua patria, la sua fortuna. Dopo ha conosciuto mia madre, si è sposato, non è più rientrato in Argentina e tutta la sua carriera, la sua vita l'ha fatta qua da noi. Ha avuto un grande successo perché è diventato campione nello sport in cui credeva ciecamente, è stato un grandissimo personaggio e i suoi insegnamenti sono stati fondamentali sia per il ring che nella vita di tutti i giorni. Padre presente già in quegli anni lì quando noi eravamo bambini, io e Massimiliano, e lui era uno dei pochi padri che girava con la carrozzina, che ci portava in giro e ci portava con lui alla mattina dopo che si era allenato al parco Massari, che era il parco di Ferrara dove si giocava, e quindi è un legame molto forte. Per me mio padre è stato un padre, un amico, un fratello e una presenza fondamentale per la mia vita. Un episodio in particolare che ha caratterizzato la carriera, immagino anche la vita di tuo padre, l'incontro con Elz, questo ragazzo tedesco molto sfortunato che muore dopo 8 giorni di coma, dopo un combattimento con tuo padre. Tu eri molto piccolo, se non sbaglio avevi solamente 3 anni, ti ricordi qualcosa di come lui l'ha visto? Ricordo, sono ricordi che sono indelebili anche se ero in tenera età. Fu un dramma per la famiglia Elz perché lasciava una moglie e un figlio di pochi mesi. E fu un dramma per mio padre che ebbe bisogno di andare a Imola all'ospedale psichiatrico per in cura perché era un trauma talmente forte. La fortuna per il modo di dire fu che dall'autopsia saltò fuori che era la causa della morte era stata un'emorragia cerebrale dovuta però a uso di sostanze stupefacenti, dopanti, che l'avevano fatto andare oltre le sue capacità fisiche. Fondamentale anche l'approccio con la moglie di Elz, che fu ospite a casa nostra e venne col bambino, che lo discolpò completamente e gli disse che doveva andare avanti perché nel suo lavoro era giusto che lui doveva mantenere una famiglia. E mio padre, anche se ebbe dei problemi per il proseguo della carriera, dovette ricorrere all'agopuntura perché il braccio destro, che fu il colpo che mise in knockout Elz, non partiva più.
In un match lui addirittura alza i guantoni per segnalare all'arbitro che il suo avversario non è più in grado di combattere, quindi qualcosa rimane anche nel prosieguo della sua carriera. Sì, lui quando doveva portare il destro aveva sempre questo grande problema psicologico. E quell'episodio che tu ricordi è stato a Montecatini Terme con la difesa del titolo europeo contro un altro tedesco, Dieter Schwarz, che fece milioni di telespettatori per la RAI, e quella scena è rimasta impressa nella memoria degli appassionati e di tutti gli sportivi italiani, perché mio padre a un certo punto smise di picchiare, guardava l'arbitro, implorava la sospensione del combattimento, e il combattimento poi fu interrotto in ritardo alla 14ª ripresa perché mio padre aveva paura che potesse succedere un altro caso Else. Tu e Massimiliano, tuo fratello, eravate dei figli anche un po' particolari, perché per la promozione chiedevate il titolo europeo a vostro padre. Una volta ha capito anche questo, giusto? Sì, fu un'occasione, mio padre perse l'europeo con Jean-Claude Boutier dei pesi medi a 35 anni, un'età all'epoca che era oggetto di studio di tutti gli scienziati e dei medici sportivi, perché arrivare a 35 anni era un'impresa stratosferica. E sapeva che non avrebbe più avuto un'occasione di un europeo a breve termine in quella categoria, decise di scendere di categoria, al contrario di quello che hanno fatto tutti gli altri pugili che sono saliti. Lui, un uomo di 1,85 m, scese a super welter da 69,850 kg per fare questo europeo con José Hernández, uno spagnolo sordomuto. E finito l'anno scolastico ci chiese che regalo volevamo per la promozione, siccome lui combatteva all'inizio luglio, non abbiamo avuto nessun problema e nessun dubbio a dirgli: papà, noi vogliamo che tu porti a casa il titolo europeo. E lui, finito l'incontro, in microfono della RAI disse subito: Massimiliano Alessandro, io sono stato promosso. Torniamo proprio al tuo esordio a Chicago. Tu sei stato un pugile molto precoce, 18 anni eri pronto per il professionismo, vai a Chicago a combattere contro un messicano, vittoria indiscussa, una situazione un po' particolare, come te la ricordi? Guarda, quello è stato il match che mi ricordo con maggior gioia, perché fu una sfida mia, perché l'ho voluta io, appoggiato in tutto e per tutto dopo da mio padre, che mi appoggiava in tutto, contro un sistema che ritenevamo sbagliato, che impediva a un ragazzo di passare professionista a 18 anni. Già allora c'erano dei grossi problemi, perché la federazione teneva bloccati i ragazzi fino a 21 anni di età per il passaggio al professionismo. Se eri nel giro della nazionale venivi bloccato, però io capisco che sono scelte che uno fa e deve valutare attentamente cosa vuol fare. Chi rimaneva dilettante ed era in giro nazionale, allora c'erano i Damiani, i Stecca, Casamonica, Bruno, che hanno fatto una grandissima Olimpiadi, era gente che veniva anche allora, prendeva uno stipendio giustamente. Allora gli altri, io credo che fosse giusto che fossero liberi di fare un'altra scelta. Io penso che il pugilato è uno sport talmente duro che chi decide di fare una carriera importante, tentare una carriera e fare una carriera importante, deve passare giovane integro con la voglia di arrivare e di fare. I 2 anni di squalifica come li hai vissuti? Immagino ci fosse una grandissima voglia di tornare a combattere, peraltro per un pugile così giovane deve essere stata praticamente una tortura stare fermo 2 anni. Ma sì, è stata una tortura, ma io non ho mai saltato un giorno di palestra, anche se a un certo punto mi arrivò a casa una lettera della federazione che mi impediva addirittura gli allenamenti, cioè l'assurdità. E eravamo nell'anno, e pagai di più io che lo scandalo del calcio scommesse. Alessandro Duran, perito agrario e studente universitario, frequenta il terzo anno di pedagogia. Renato Biagio Zurlo è professore di educazione fisica, insegna di tanto in tanto. Ecco, vediamo inquadrato Duran con il padre, e altra analogia è che anche all'angolo di Zurlo c'è il padre,
Per la verità dobbiamo dire che Alessandro Duran ha portato qui tutta la famiglia, il padre, la madre, la nonna, la fidanzatina, il fratello Massimiliano, anch'egli pugile nella categoria dei massimi leggeri. Ambe due appartengono in qualche modo a una categoria di pugili che non si sono lasciati trascinare al pugilato per ragioni di bisogno. Il primo assalto italiano l'ho persi con Biagio Zurlo, un caro amico, nell'88 a Castellina Marittima in Toscana, però fu un match che io persi i punti con verdetto split decision, però lì feci vedere le doti che potevo fare una grande carriera. E devo dire che Biagio Zurlo, essendo un ragazzo molto intelligente, un ragazzo molto corretto, ha una vittoria importante nel suo record, perché dopo con la carriera ho vinto il mondiale, l'europeo, però non ne ha mai parlato di questa. Quando ci incontriamo mai ha detto io ho vinto io quel match. E lui ha sempre, io credo che lui abbia sempre riconosciuto una mia superiorità pugilistica nei suoi confronti, e questa è dimostrazione di grande stima, di grande amicizia e di grande intelligenza. Titolo italiano comunque arriva presto e arriva nella tua Ferrara contro Pesci. Cosa ricordi di quel giorno? E quello è stato un altro giorno importantissimo e bellissimo della mia vita. Il titolo italiano era il sogno, e un sogno che si avverrava. A diventare campione d'Italia era una cosa stratosferica già in quei tempi. E io penso che il titolo italiano sia il titolo più importante per la carriera di un pugile, perché è quello che poi ti apre la strada a tutti gli altri titoli. Purtroppo il pugilato di oggi si paga anche questo scotto, che il titolo italiano viene snobbato completamente, non si dà la giusta importanza. Per dirti solo una cosa, come è cambiato tutto il sistema pugilistico italiano e internazionale. Io ho perso il titolo italiano con Zurlo e per rifarlo ho aspettato 18 mesi, un anno e mezzo, ho dovuto ritornare numero uno della graduatoria italiana. Allora era così, perdevi un combattimento ed eri fottuto, nel senso che devi rifare tutta anticamera. Adesso perdono il titolo italiano, si inventano un titolo intercontinentale, un titolo del Mediterraneo, un titolo. Poi dopo, quando arrivano i match veri, il titolo europeo, il titolo del mondo, non solo perdiamo ma veniamo bastonati. Questa è la cruda realtà del pugilato italiano di oggi. Tu lotti tantissimo per il titolo italiano, lo riconquisti varie volte e poi inizi ad affacciarti sulla ribalta europea e mondiale. L'anno chiave da questo punto di vista, se non sbaglio, è il 94, cioè prima l'assalto al mondiale e poi all'europeo, entrambi persi, però non ti sei perso d'animo. Sì, ho la grande opportunità a Belfast di fare il titolo mondiale della VBO con Eamon Loughran, un pugile che era imbattuto, un picchiatore irlandese, e dovevo essere una vittima predestinata. Andai in Irlanda e mi diedero una sconfitta ai punti unanime, anche con punteggi larghi, 5 punti. Io a distanza di tanti anni ti posso dire che secondo me quel match l'avevo vinto. Anche il commento della televisione irlandese, che commentava Barry McKeegan, grande campione, alla fine del combattimento avevano un punto avanti per me, me ne diedero 5 dietro. Anche lì ho fatto, dopo 2 mesi ero il numero uno della graduatoria europea, ero sfidante ufficiale, andai a affrontare a Glasgow Gary Jacobs, numero uno della graduatoria mondiale, e quella è stata la mia vera sconfitta. Sconfitta per KO all'ottava ripresa, una sconfitta che è indiscutibile, perché quando vai in knockout c'è poco da recriminare o da discutere. Bravo lui, ho sbagliato io. Presi un colpo che mi mise a terra, mi potevano contare fino a 10.000 che non mi potevo rialzare. Ero lucido, ma le gambe non ce l'avevo più. Very tough handful. His eyes have stood up well, his chin has stood up well, and there's no questioning his stamina. Oh, what a great right hand! Nobody's going to stand up to that. And when he needed it most, Jacobs found the punch that mattered, and that I think is going to be that. The bell is gone, the count continues, Duran is gone, and Jacobs is still the champion. And he looked as if he had taken the foot off the pedal, Gary Jacobs.
but he really produced a right hand of superb quality. What a finish by Jacobs. Duran, the big Italian with a very big heart, carried back to his corner, and I don't think he's... Ha detto la prima vera sconfitta, e come è stato il post match? Come l'hai affrontato? La sconfitta, guarda, per me almeno quello, penso che per un pugile, è sempre un pugile che vuole fare carriera, un pugile vero, è un dramma perché tu in una sera ti giochi tutto, non solo a livello sportivo ma a livello anche umano. Se io sono campione so che avrò un ingaggio qualche mese dopo, c'ho una famiglia da mantenere e so che prenderò qualcosa, ma quando perdi non sai più niente, non hai, devi avere una grande forza mentale, una grande forza caratteriale per rimetterti in gioco e per dimostrare che hai la forza e la voglia di arrivare. A me tanti dopo la sconfitta, quello che mi faceva arrabbiare del giornalismo italiano, della cultura sportiva italiana, era che dopo ogni sconfitta la prima domanda era sempre quella: ti ritiri? Mi ritiro, guarda, sono anche incavolato perché mi hanno rubato l'incontro, quindi lasciami perdere, tu pensa a fare il tuo lavoro che io faccio l'atleta, saprò io quando sarà ora di ritirarmi. Prosegue questa sera la storia infinita di Alessandro Duran e del suo titolo italiano dei pesi welter. Questa sera il pugile ferrarese combatte per la 15ª volta con la cintura tricolore in palio e dovrà difendere il titolo dall'assalto di Adriano Freda, che è nato proprio qui ad Alvignano, per cui il campione italiano dovrà fare i conti anche scorrendo la tua carriera prima di tornare poi dopo quella sconfitta sulla ribalta internazionale. C'è questo doppio incontro con Offreda, sempre per il titolo italiano, è stato un altro dei tuoi grandi avversari, un bel pugile, un pugile che poteva fare molto di più. Lì torniamo al discorso caratteriale, lui dopo la sconfitta di Ferrara si ritirò e io pensavo che lui fosse il mio erede della categoria. Per me fu una scelta sbagliata strategica di Rocco Agostino, che allora era il suo manager, che era stato un grandissimo manager, era stato il mio manager. Mi fece incontrare Offreda, che era il numero uno, mi portarono al Vignano a casa sua, io ero in netto vantaggio di punti all'11ª ripresa, quando a un certo punto mi si apre una ferita all'arcata sopraccigliare e l'arbitro all'ultima ripresa ferma il combattimento. Ancora Duran tenta ad abbassarsi con la testa sulla sua destra. C'è una ferita adesso? No. Viene richiamato. C'è una ferita? Non si capisce bene, viene chiamato il dottore dell'incontro, eccolo qui, Di Lauro. C'è una ferita sull'arcata sopraccigliare destra di Duran. Può proseguire, dice il medico. Di chiudere la ferita, l'arbitro Lodigiani comunque costantemente d'occhio, ma a questo punto l'arbitro dovrebbe avere il dovere di far terminare la ripresa. Non siamo d'accordo però con l'arbitro. Vediamo quello che succede. No, c'è lo stop e per ferita ancora una volta Alessandro Duran si vede la strada sbarrata. Tuttavia forse l'arbitro avrebbe dovuto far terminare la ripresa a questo punto. Chiama il medico, mi fermano l'incontro, fu una sconfitta drammatica dal punto di vista psicologico, perché da numero uno della graduatoria europea mi trovo poi numero 12. Possiamo vedere la ferita? La testa, una testata. Sì, la parte della testata. La parte sopra. Sì, la parte sopra si poteva tentare nell'intervallo. Non si può, 12 anni di carriera, è la seconda volta, primo in graduatoria europea. Sono contento per Offreda, che ha vinto il titolo italiano. Era un titolo che lui poteva prendere, ma fra 3 mesi Reininger è un ex pugile. Mi auguro che lui mi dia un'opportunità europea, perché ho dimostrato di poterla valere. Ho combattuto in una bolgia a casa dell'avversario, sono venuto, ho sempre difeso il mio titolo fuori casa. Adesso sono a un bivio della carriera, mi auguro dopo tanti sacrifici di avere una salta al titolo europeo da parte gli organizzatori.
la federazione, vedendo i cartellini, lo svolgimento del match, e fa fare la rivincita, obbliga la rivincita immediata, rivincita che si fa a Ferrara, io vinco i punti e dopo da lì ripeto la strada, faccio altre difese del titolo italiano e dopo, quando ho l'opportunità internazionale, vado e finalmente divento campione del mondo. Elio Cotena, con la collaborazione della pugilistica padana di Ferrara, ha allestito la riunione pugilistica imperniata sulla rivincita tra Adriano Oppreda ed Alessandro Duran con il titolo italiano dei pesi welter in palio. Fino a questo momento vi è ancora un vantaggio per Alessandro Duran, seppur leggero, vantaggio ottenuto corposo nel corso della terza ripresa. Ancora Duran, si scatena un'azione d'attacco, riesce a colpire dopo due volte a vuoto, riesce a colpire con il terzo destro. Ancora Duran, questa volta parzialmente a segno. Ancora Duran. Finisce quasi crescendo lo sfidante e termina l'incontro. Termina l'incontro. E Alessandro Duran, possiamo dire, riconquista il titolo italiano dei pesi welter. Ecco Alessandro Duran, 3 punti in favore di Alessandro Duran. Sentiamo Davide Cecchini, controllante. Se ti dico infatti 26 ottobre 1996 a Sanremo, Gary Murray, cosa ti viene in mente? Gary Murray ha rappresentato per me la svolta della carriera, perché un titolo WBU che era approdato in Italia da poco, allora non era neanche riconosciuta la sigla in Italia, però il pugilato aveva un grande seguito televisivo. Io avevo la fortuna di essere il pugile in quel momento insieme a Parisi più popolare, quello che muoveva più interessi anche a livello televisivo. Conquisto questo mondiale contro un pugile che in Sudafrica faceva 18 milioni di telespettatori, è un pugile molto forte fisicamente, un mancino alto, e divento campione del mondo, e lì la mia carriera cambia completamente perché cominciano guadagni importanti, borse importanti, e a livello internazionale finalmente mi viene riconosciuto un certo prestigio. Qualcuno dice che tu abbia raggiunto la piena maturità pugilistica anche grazie all'aiuto di tuo fratello Massimiliano come allenatore, così? È stato la piena maturità pugilistica la raggiungo con l'età e con la consapevolezza delle doti che avevo io, quello che mi aveva sempre detto mio padre: tu credi in te stesso e diventerai campione del mondo. Lui ci credeva ciecamente perché vedeva che avevo delle doti che non erano comuni a livello tecnico. Nel momento in cui io ho creduto in me stesso e sono esploso, dopo Massimiliano mi ha aiutato sicuramente, mi è stato vicino, abbiamo fatto cose importanti, ho disputato 9 mondiali, 9 europei, 7 campionati nel mondo, abbiamo girato l'Europa ottenendo ottimi risultati. Quando vuoi bene una persona, hai un legame fortissimo con una persona, stare sotto il ring, all'angolo del ring è una tortura. Io me ne sono reso conto dopo, quando è morto mio padre, e col passare degli anni, con la maturità, con l'esperienza, la sofferenza che pativa mio padre per noi due quando combattevamo, perché tu sai lo sport quanto è duro, quanto è difficile, quanta fatica e quanto dolore ti devi portare dietro. Sul ring sei sicuro delle tue forze, ma quando stai sotto il ring non sai mai quello sul ring cosa possa rendere, cosa gli passa per la testa. Quindi quando combatteva Massimiliano, poi una categoria del genere, con delle bestie di 1,90 e dei fisici stratuari, era un dramma veramente. Ma
la scomparsa di mio padre è stato un dramma umano come figli, un dramma come pugili, perché mio padre, oltre ad essere il padre, era l'allenatore, era il manager, anche se noi eravamo passati con Rocco Agostino, ma c'era sempre la figura di mio padre al fianco. Io sono sicuro che la morte di mio padre abbia segnato la fine della carriera di mio fratello, nonostante dopo sia diventato campione d'Europa con una prova di grande orgoglio, però Massimiliano era un pugile che valeva molto di più di quello che ha fatto nella sua carriera, che ha avuto una carriera breve. Un uomo che ha battuto Carlos De Leon al 15° combattimento, che è l'unico che ha battuto Van Baal, che è stato 5 anni campione del mondo, che ha battuto Derek Angol per l'europeo mettendolo a knockout, mandandolo addirittura in coma con un ematoma che per fortuna dopo si è riassorbito. Invece a me ha avuto un effetto contrario, mi ha dato quella rabbia, quella voglia di emergere, mi è entrata nell'orecchio sempre quella frase lì: credi in te stesso e diventerai campione del mondo. E il giorno che mi sono convinto sono diventato campione del mondo. Ti faccio altri due nomi adesso, prima Peter Malinga e poi P. Cirillo, cosa ti ricordano? Oh, Peter Malinga, mi ricordo un pugile che picchiava come un fabbro. Uno che quando toccavi, che bloccavi un colpo, sentivi la scossa in tutti i bracci. Un sudafricano di colore che mi portarono, io avevo firmato un contratto con i sudafricani che in caso di vittoria con Gary Murray dovevo affrontare tre sudafricani, tre match con dei sudafricani. Il primo fu la rivincita con Murray e il secondo match c'era la scelta tra Tobela, che era un nome di grande prestigio, campione del mondo dei pesi leggeri, e Malinga. Io vedo le cassette di Malinga, scelgo Tobela e dico: Tobela, no, Malinga, allora non ho nessuna scelta, datemi Malinga. E Malinga lo incontro a Palma di Montechiaro e lì, anche lì persi una sconfitta per capo tecnico, ma è un match completamente falsato perché mi picchiarono in due quella sera. L'arbitro che mi ha tenuto durante un break e l'altro che mentre aveva detto lo stop l'arbitro, e lui mi ha portato un gancio che è passato dietro la schiena dell'arbitro e mi ha andato a colpire. Io avevo le mani abbracciato dall'arbitro, mi ha preso alla punta del mento, sono rimasto in piedi perché ero attaccato alle corde. Quando ho sentito box e sono andato al centro del ring, ero suonato, ribambito dal pugno che avevo preso, mi ha toccato, per allora sono crollato per terra, e l'unica cosa che mi ricordo è da questa folla oceanica di questa scalinata della chiesa che si combatteva in piazza di 7.000-8.000 persone c'erano, che inviperiti cominciarono a imprecare contro l'arbitro. Io capii che c'era qualcosa di strano. Poi dopo, durante l'intervista con Mattioli ai microfoni della Rai, mi hanno fatto vedere il replay e ho detto: ho capito, mi hanno picchiato in due. Anche lì ci fu rivincita immediata che dopo si fece a Ferrara e vinse di nuovo il campionato del mondo. P. Cirillo fu un grande combattimento a livello sportivo, un grande combattimento a livello mediatico. Posso dire senza nessuna presunzione che fu un match che io accettai sapendo benissimo i rischi che correvo, ma pensavo che fosse importante per il rilancio del pugilato italiano. Non sbagliai perché fece il 20% di SAR televisivo, 2.100.000 su Rai 3, però sapevo che a livello mediatico era tutto sulle mie spalle. Questa è una cosa che a P. Cirillo forse ha sempre dato fastidio, perché anche nonostante lui vinse quei combattimenti, quello di Bari, a distanza di tanti anni ti posso dire che secondo me non l'avevo perso, però era un match talmente equilibrato che ci poteva stare di tutto, ci poteva stare di tutto. La mia fortuna fu che anche in quell'occasione mi diedero 5 punti tutti e tre cartellini di dietro e passai per vittima, perché tutti i giornali il giorno dopo scrivessero furto mondiale rovinato dal giudizio arbitrale. Però P. Cirillo è un altro pugile che secondo il mio parere è sottovalutato, pugile molto bravo tecnicamente col pugno del capò, perché lui aveva a differenza mia un'arma in più che con un pugno poteva risolvere il combattimento. Io mi ricordo Catania vinse prima del limite per un mio errore, probabilmente in quel momento sottovalutai la sua forza, non mi resi conto che questo picchiava, mi mise per terra, il match cambiò, alla quinta ripresa mi ha incrociato e l'arbitro gettarono la spugna e fecero bene, perché anche se ero lucido
Io sono convinto che va salvaguardata prima l'incolumità del pugile, tanto c'era un contratto di rivincita, e a Bari fu un grandissimo combattimento, un match che ne parlarono tutti i giornali, fummo chiamati a Domenica Ina a presentare il combattimento. Fu credo l'ultimo grande match che a livello mediatico che mosse veramente grandi interessi. Tu hai combattuto in tutto il mondo, però molti dei tuoi successi più importanti sono arrivati nella tua città, Ferrara, e ti chiedo qual è il tuo rapporto appunto con Ferrara. Ma con Ferrara io ho un rapporto, sono nato, cresciuto, vissuto a Ferrara, un rapporto di amore, è stato anche un rapporto di odio nel senso buono, perché io purtroppo ho un carattere che dico quello che penso, non riesco a cucirmi la bocca, non farò mai il politico perché non ho la diplomazia, però è stato un rapporto stupendo, perché io a Ferrara per 6 anni non ho potuto combattere perché l'amministrazione comunale non dava il contributo per il mio combattimento. Poi quando ho perso con Offreda mi stufai, alzai la voce con l'appoggio per fortuna dei giornali, dei quotidiani ferraresi che presero la mia parte, e da quel momento cambia il rapporto, l'amministrazione mi è stata a fianco e lì abbiamo fatto delle grandi cose, perché c'è un match con Escrisce in piazza sull'Estone, in piazza Trento Trieste, la piazza centrale di Ferrara, ho portato 8.000 persone per la difesa del titolo europeo, che fu un'immagine straordinaria per la città e per tutto il pugilato italiano. Qualcuno disse che dopo la sconfitta con Piccirillo le tue ambizioni internazionali potevano considerarsi un po' concluse, invece non è finita, perché proprio a Ferrara nel 99 batti Nesterenko conquistando il titolo europeo, che era una cintura che ti mancava. Sì, guarda, dopo che io persi con Piccirillo il pomeriggio a Bari, nell'hotel alle 5 alle 6 del pomeriggio mi telefonò Kerke, che era il mio manager. Mi disse: Alessandro, vuoi sapere l'ultima? Mi hanno appena telefonato dalla Germania, vuoi fare il mondiale VBOF a 20 giorni in Germania con Kateje. Io mi sono messo a ridere, ho detto: fammi pensare al combattimento di stasera, che è un match un pochino difficile. Appena finito il combattimento lui mi chiese: vuoi fare il mondiale in Germania? Io ho detto: no, voglio fare l'europeo, perché è l'unico titolo che non ho conquistato, portami il campione d'Europa a Ferrara. Lui, gli do atto a Salvatore Kerke che fece un capolavoro, mi portò Nesterenko, un uomo pericolosissimo, numero 2 della graduatoria mondiale, a Ferrara, un match che tutti mi davano spacciato, lo vinsi largamente ai punti e lì la mia carriera si rilanciò. Il campione era Massimiliano Durano, Alessandro Durano. Poi c'è un altro incrocio particolare nella tua carriera, sempre per quanto riguarda il titolo europeo, la Danimarca, Copenaghen in particolare, il match contro Thomas Damgaard. Io l'ho rivisto di recente preparando questa intervista, uno scandalo. Ma guarda, con Thomas Damgaard fu un combattimento intanto...
Io sono riconoscente a Thomas Damager alla Danimarca perché con due combattimenti mi hanno fatto guadagnare quello che in 5 anni in Italia non ho guadagnato. Con Damager ci fu un'asta record, 420 milioni di lire, e un'asta da campionato del mondo già da alto livello. E quando mi telefonò il giornale prima, mi telefonò Kerky, facevo finta di non sapere niente, dico, beh, non sei stato in grado neanche di vincere l'asta. E io facevo i salti di gioia a pensare che me ne tornavo a casa con dei milioni di lire in tasca, convintissimo di riportarmi a casa il titolo mondiale, il titolo europeo, e avendo già la parola con la BBC che se avessi mantenuto il titolo a Copenaghen mi mettevano numero uno della graduatoria mondiale, voleva dire fare il mondiale con Della Hoya, l'aveva perso con Mosley, voleva dire che minimo io a casa tornavo con $1 milione. Purtroppo mi diedero sconfitto e Martinez, che era il presidente dell'Ebu, anche lì sul ring mi disse: non ti preoccupare, rivincita immediata è stata. Lui non è venuto in Italia a farla, ha lasciato vacante, sono ritornato a campionato d'Europa. Però la Danimarca, lo sapevo, quando ti offrono quei soldi io so benissimo che vado a rischiare tantissimo. C'è stato un lungo conciliabolo prima della lettura dei cartellini, tu ti affacci, vai a guardare, il tuo allenatore va a guardare, cosa vi passava per la testa in quei momenti? No, eravate consapevoli? Girava la voce quando si vede i cartellini che stai a tanto tempo, capisci che c'è qualcosa che non sta quadrando, che è un match che tu hai vinto ma che stanno girando in un'altra maniera. Lo scandalo fu che lui era campione intercontinentale del VBA, ci chiesero se volevamo disputare anche quel titolo, cioè io mettevo in palio il titolo europeo, lui metteva in palio il titolo intercontinentale. Noi, io e Kerky, abbiamo rifiutato, dicemmo di no per un motivo di giuria, perché se la VBA, che lavorava tantissimo con la Danimarca e non lavorava più in Italia, se noi avessimo accettato loro facevano una giuria mista, mettevano due della VBA, uno dell'Ebu dentro. E noi abbiamo rifiutato il match della VBA, invece quella sera ci siamo trovati tre giudici ufficiali che erano quelli dell'Ebu, tre giudici della VBA e tre giudici dilettanti con le macchinette, perché loro dicevano che Castiglione, che aveva fatto l'europeo il mese prima, aveva perso, invece gli avevano dato vinto. Fu una cosa vergognosa. L'unica cosa che mi consolò furono l'assegno che mi diedero in mano, che io depositai in banca. Talon 113, 116, 116, tu sei sempre stato un pugile correttissimo. Quel giorno però te ne vai in maniera polemica subito dopo la lettura del verdetto, te ne vai sconsolato, certo, è un'immagine che è rimasta quella. Certo, a 35 anni, una carriera che doveva prendere, andare a fare poi in caso di vittoria il match della vita, io tutte queste ci ho pensato e ci penso, perché è vero che io dopo sono ritornato campione d'Europa, ma con cifre completamente diverse. Ho battuto a Bologna ancora con Nesterenko, che l'ho battuto nuovamente, però con una borsa che era briciole confronto a quella che prendevo andare in America. E poi in America, quando mi chiedevano della Hoya, Mosley, perché io per tanti anni sono stato numero 2, numero 3 della graduatoria mondiale, cioè io non andavo a fare la vittima predestinata, andavo a incontrare dei fenomeni, ma sul ring io sono sempre andato, e chiunque mi ha, anche quando ho perso, chi mi ha battuto ha dovuto soffrire, e io ero convintissimo di andare per andare a vincere. Se poi il pugilato ci sta, potevo perdere, potevo saltare per aria, potevo fare l'avversario poteva fare una passeggiata, però il ring con me il match si doveva fare. Possiamo dire che quello è stato forse l'unico rimpianto della tua carriera, cioè non aver potuto affrontare della Hoya, insomma, quei certo. Nomi che hai fatto, è l'unica cosa che ti è mancata? Quello è il rimpianto, è l'unica cosa che mi è mancata della mia carriera, il grande match con il campione straordinario americano, perché guarda, tutti pensano l'America, c'era la possibilità di andare in America, ce l'avevamo io, ce l'aveva Massimiliano di fare una difesa mondiale in America, però se non vai a incontrare uno dei fenomeni, prendevi allora meno che in Europa, quindi la scelta, anche guardavi dal punto di vista economico, rimanevi a combattere in Italia, normale. Torna Nesterenko, l'hai già detto prima, e poi torna anche la Danimarca con Blatt, un'altra sconfitta, anche qui la Danimarca non ti porta bene. Guarda, con Blatt è un match completamente a parte, siamo praticamente alla fine della mia carriera.
Io devo andare in Germania a combattere, difendo il titolo a settembre con Bellini e a novembre, dopo 40 giorni, devo andare in Germania a difendere il titolo con Michael Trabant. Ci accordiamo con i tedeschi per fare il match in Germania, anche lì una buona borsa, sfidante ufficiale numero uno. A una settimana dal combattimento questi non vogliono fare un incontro. Non fanno un incontro, salta il match. Io ero in preparazione da luglio. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, 5 mesi che mi allenavo, tutti i giorni mi sacrificavo. Mi rinviano il match di un mese, a 10 giorni dal combattimento me lo rinviano un'altra volta, a quel punto io sono cotto, mi hanno spremuto come un limone. Tanto che a Kerky gli dico, guarda, ne parliamo a febbraio per l'incontro, perché io sono cotto. Lui mi dice, dammi 2 giorni di tempo che sono in trattativa per una difesa. Io credevo in Italia, mi dice che andiamo in Danimarca. Borsa economica molto vantaggiosa, perché mi danno gli stessi soldi che andare a incontrare il numero uno in Germania. Io onestamente a Kerky gli chiedo, è un mediocre? Perché una difesa dice, lui mi dice sì, era un mediocre, per fortuna era un mediocre a quei livelli, confronto gli avversari. Quella sera io ho combattuto i crampi della sesta ripresa, ho fatto un miracolo arrivare alla fine del combattimento e il match è split decision, mi condanna lo spagnolo con un punto. Ti posso dire che nella sfortuna, ho avuto la fortuna che quella sera davanti a me c'era Blatt, perché se mi trovo un Malinga, un Pestre, Piccirillo, Nesterinco, quel giorno mi vengono a prendere sul ring e mi portano in braccio negli spogliatoi. La fortuna è che era un avversario che non era un fenomeno e che con l'esperienza, col carisma, sono riuscito a limitare i danni. 2 volte titolo mondiale, 3 volte titolo europeo, 5 volte titolo italiano, il bilancio della tua carriera, al di là di quella piccola macchia, insomma, e non aver potuto combattere, è positivo. Sei il contento? Bilancio della mia carriera penso che sia positivo. Questi sono numeri che io rido quando li leggo, perché i 2, 3 e 5 sono le conquiste che io ho fatto quando io ho conquistato da sfidante il titolo. Però i numeri veri sono 17 campionati italiani, 9 campionati d'Europa, 7 campionati nel mondo, 33 match titolati a 12 riprese, perché allora anche il titolo italiano si faceva a 12 riprese, guanti da 6 once, i guanti erano più piccoli. Io penso che sia un bilancio importante, anche già il titolo italiano, che io sono particolarmente affezionato e ribadisco che per me è un titolo che andrebbe rivalutato. Fare 17 campionati italiani non è una cosa semplice di tutti i giorni, perché anche se ci sono avversari che non sono eccelsi, ma sul ring c'è sempre un uomo che ti vuole battere, viene a conquistare un titolo, quindi bisogna farli. Qual è l'insegnamento più grande che ti ha lasciato il pugilato? Il pugilato per me ha rappresentato la vita, una scuola straordinaria che difenderò sempre contro il sistema sbagliato che secondo me si è instaurato nel pugilato italiano negli ultimi 20 anni. Io penso che il pugilato è un sogno, che si dice, un sogno che solo tu vedi, però il sogno va alimentato per essere realizzato. Se tu mi intralci in partenza, io non voglio nessun favoritismo, ma tu non mi devi intralciare, mi devi lasciare libero di fare la mia strada. E per fare il pugilato ci vuole costanza, serietà, onestà, le doti, perché bisogna essere onesti, doti fisiche, doti caratteriali, doti cuore. E allora può darsi che uno riesca a fare una grande carriera. Il pugilato mi ha dato soprattutto un grande insegnamento, il rispetto verso me stesso e verso l'avversario. Io vorrei concludere questa intervista come concludevo sempre alla conferenza stampa. Se nella vita di tutti i giorni ci fosse l'onestà, la lealtà che c'è tra due pugili sul ring, vivremmo in una società migliore.
società Bartoli Fisi Eredi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130, al chilometro 14.300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di presatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisi Eredi sostiene lo sport.